sono tutti in gioco per la fascia del... questo titolo nazionale del 2007, mi sento qua dietro i nostri ragazzi del Giro d'Italia acclamarla, facciamo sentire l'entusiasmo dello Spina Camping Village, ospite speciale per questa ultima tappa regionale, grazie alla direzione, grazie ad Adriano e a tutti i camping che hanno ospitato le serate, ma concentriamoci sulla mandrina di questa sera che è arrivata qui apposta per questo appuntamento importante. Tra poche settimane, Raffaella, tu ce l'hai fatta in quanto grazie a Miss Grand Prix sei arrivata alla casa del Grande Fratello, tra poche settimane cederai il titolo che ti ha portato così tanta fortuna. Allora credo che tu sei appena tornata da un set cinematografico dove hai realizzato un film, ce ne vuoi parlare in due battute? Beh, è una storia basata sui giovani, in effetti parla di un gruppo di giovani, io mi innamoro di un ragazzo, nasce una bella storia d'amore, però insomma lo andremo a vedere. So anche, mi è arrivata voce di un grande importante progetto che si sta concretizzando, ma incrociamo le dita, non vogliamo dire altro, poi magari ci vedremo più avanti in altre cose molto importanti. Una curiosità che tutti ormai sicuramente si chiedono: com'è stata questa esperienza al Grande Fratello? Allora, è sicuramente un'esperienza bellissima, molto forte, però è bella, serve a costruirsi, a crescere soprattutto. Allora, tu sei giovanissima, tanta fortuna hai avuto, tanta te ne auguriamo noi dell'organizzazione, ma anche il pubblico che ti adora e ti vuole bene. Allora rimani con noi fino alla fine dello spettacolo, perché incoronerai i nostri vincitori. Facciamo ancora un grande applauso per la nostra madrina Raffaella Fico, grazie Raffaella, a più tardi. Scopriamo chi è un'altra prefinalista che parte insieme alle altre ragazze con la fascia, conquista la fascia di Miss Grand Prix Moto Ducati, la concorrente numero 5 Palmira Bertuca da Bologna. Facciamo un bel applauso, complimenti a Palmira, giovanissima, prego, passerella per Palmira Bertuca, eletta qui in questa fase importante di finale regionale con la fase di Miss Grand Prix Moto. Grand Prix Calcio Emilia ed è vinto dalla concorrente numero 13, Kendall Esposti, un bel applauso! Questa volta ci spostiamo a Reggio Emilia, Kendall Esposti, Miss Grand Prix Calcio. E chi spetterà l'ultima fascia in palio qui allo Spina Camping Village? La fascia non poteva che essere Miss Grand Prix Camping Emilia 2008, e vince questa fascia la concorrente numero
4 Tatiana Miron. And you thought he was cute before. Look at this peacoat, tell me he's broke. And I know you ain't all that. Tatiana che vince la fascia riservata al camping Miss Grand Prix Camping Emilia 2008. Prego, passerella per Tatiana e applauso anche per tutte le altre ragazze. Allora, tutti quanti i fan di Raffaella che sono venuti dietro, mi raccomando, non so che state aspettando, dopo sarà anche a vostra disposizione. Allora, prima di chiamare fuori i nostri più belli d'Italia per l'assegnazione di due importanti fasce che sono il volto più bello d'Italia e il modello più bello d'Italia, il risultato, la fascia del modello più bello d'Italia che passa alla pre-finale, quindi si aggiunge agli altri concorrenti, è il numero 10, Stefano Fattori. Complimenti a Stefano Fattori da Reggio Emilia, prego Stefano, passerella. Dei ringraziamenti perché questo è l'ultimo appuntamento ufficiale e quindi ringrazio chi ha lavorato nel backstage, grazie a Michele Barchetti, Simona Dandetti, un forte applauso, sono sempre nascosti ma ci sono, grazie a Lino Andreini, grazie a Emilio Cesaretti per le riprese, grazie alla nostra ospite canore Eleonora Manfredini, grazie a Simona Pessino, grazie alla nostra giuria sempre disponibile, grazie a Mirko, importante supporto pagatori che per tutta l'estate li hanno portati su tutte le località dell'Emilia Romagna. Ideale Italia 2007 metterà sul capo del nuovo livello d'Italia Emilia Romagna, mentre Raffaella Fico, super ospite qui allo Stia Camping Village, metterà la fascia. And I swear I know her face, I just don't know who you are.